La vicenda della chiusura di quella che chiamiamo per comodità guardia medica nella provincia di Teramo, in particolar modo quella di Nereto in Val Vibrata, sta decisamente portando a delle polemiche, o comunque ha aperto una discussione. Presidente Angelini, qual è la sua opinione in merito? Io parlo con grande rammarico, perché noi dal 2009, quando siamo entrati a far parte dell'Unione dei Comuni, tutti i sindaci si sono subito mostrati a favore della qualità del servizio sanitario, e ricordo con grande attenzione i tanti viaggi che abbiamo fatto in regione per cercare in qualche modo di salvare l'ospedale di Sant'Omero, che stava in qualche modo si stava spegnendo. Sono fatte tante cose, io lo ringrazio sempre il direttore generale Giustino Varrassi e Camillo Antelli come direttore amministrativo sanitario, che hanno fatto tanto per questo territorio. Oggi ascoltare delle conferenze stampa dove si dice che si farà qualcosa per mantenere quello che c'è, perché qualcuno vuole toglierlo, cioè i presidi sul nostro territorio, perché ricordiamoci sempre che le guardie mediche, le cosiddette guardie mediche, sono a supporto del presidio di Sant'Omero, perché se oggi un cittadino non può andare alla guardia medica si rivolge al pronto soccorso, e sappiamo che il pronto soccorso invece dovrebbe accogliere, per ragioni note, persone che hanno delle gravità superiori all'utenza della guardia medica. Quindi un servizio che si toglie, e non si possono fare battaglie per cercare di mantenere quello che c'è. Io credo che più passa il tempo e più dobbiamo acquisire consapevolezza che questo territorio non è più il territorio di confine, ma è un territorio che in qualche modo possa salvaguardare la sanità della provincia di Teramo. Si è fatto molto per abbassare la mobilità passiva, dobbiamo invece pensare a una mobilità attiva. Questi segnali non danno solo l'impressione che forse qualcuno si è dimenticato di questo territorio. Io credo e lancio un appello alle forze politiche che sono minoranza oggi anche all'interno della regione Abruzzo, che difendano fortemente questo territorio. Noi lo faremo con la condivisione dei sindaci, perché ascoltando molti sindaci una cosa che ci è sembrata sconcertante è che comunque quelli che sono sul territorio, quelli che tutti i giorni stanno a contatto con i cittadini, non sanno nulla, o comunque devono subire delle scelte che partono dall'alto. Lei è anche membro fondatore di un'associazione in Val Vibrata, l'associazione Val Vibrata 2020. Vede questo atto come un atto discriminatorio nei confronti della Val Vibrata, e quindi come associazione farete qualcosa o comunque ne prendete atto nuovamente? Faremo qualcosa sicuramente, perché ci siamo già sentiti come associazione Vibrata 2020, e qui ricopro un ruolo diverso. Sono membro di un'associazione che nasce a difesa di questo territorio, nasce per questo territorio, ed è inconcepibile pensare che la politica debba difendere, come dicevo prima, quello che c'è. Noi invece in realtà andremo a pungolare la regione Abruzzo, non per chiedergli di mantenere quello che c'è, ma di aumentare la qualità del servizio.